Ok, allora, come sempre, un saluto a YouTube del futuro, un saluto a Twitch ora, si continua, si riparte, sempre con Silent Hill, sempre a cazzo duro, e questa è la prima live della seconda settimana a questo punto di live, effettivamente. E allora, la prima si è conclusa con un mix di emozioni, rabbia, incazzature, spaventi, minchiate di ogni tipo. Ed è andata, effettivamente. Allora, io qui intanto comincerei un attimo a dare un attimo di comments, perché vedo che il bot automatico fa un po' di capricci ogni tanto, non si è capito il motivo. E no, nel frattempo qua discorso del bot e cazzate di questo tipo. Che cazzo ho scritto? Ecco. Allora, no, volevo dire, mi sono scordato cosa volevo dire. Giusto, volevo prima di tutto ringraziare gli ultimi due rincotoniti, in questo caso gli ultimi due che hanno deciso di seguire questo povero disgraziato, ovvero il buon Davy Jones 1986, grazie, ed il buon Ivan CT05. E per il resto, ringraziamento sempre va a chi Twitch, al di fuori di Twitch, supporta sempre nel piccolo, giusto? Sempre in quello che può essere il supporto. Ma qua stavo provando a cancellare sta minchiata, ma non me la faceva cancellare. Vabbè, stavo scherzando, lo rimetto e basta. E via. Quindi Discord teoricamente, vabbè, le mette in questa maniera. Devo rimpostare poi effettivamente lo Stream Elements perché non lavora per come dovrebbe. Diciamo che un po' i coglionelli me li sta gir facendo girare, però ci sta, dai. E, detto questo, ripeto, ringraziamento a chi sempre supporta quello che è il progetto Twitch, chi lo fa da Twitch stesso, chi lo fa da fuori. Ogni forma di aiuto è sempre benvoluto. Comunque, detto questo, queste intro ammorbano sempre un po' di più i coglioni, ma è nel mio stile, no? Riuscire a calare sui coglioni della gente. Quindi, boh, ripartiamo, riandiamo. E in che situazione ci si trovava? Eravamo intanto nel buio più totale, come sempre, non si vede una minchia. Però, tanto qua è tutto ok. Vediamo se a livello. Un attimino che faccio una prova Vidius. Ci siamo. Allora, eravamo negli appartamenti di, non mi ricordo, Blue Creek, secondo piano. Abbasso un attimo il volume in cuffia perché, ok, per sentirmi. Ed eravamo davanti ad un rompicapo. Ci eravamo lasciati davanti a sta situazione un po' compromettente, del tipo. Allora, io non la ricordo, quindi rimembrando. Ok, Henry scappa da Scott, si nasconde spaventato, è corso a ovest sull'altro lato, ma ecco che arriva Mildred con ignota iniziativa. Scott è sdraiato a faccia in giù, non la vede mentre arriva. Allora, io devo partire da un presupposto, perché analizzando quello che è il rompicapo, quello che si può capire è come ho tre colpi di pistole e sono nella merda. No, parlando del rompicapo, qua ci ho fatto caso ora ai tre colpi. Il rompicapo. L'unica lancetta che si può muovere effettivamente è quella delle ore. Ma io non ho domanda. Ho solo la lancetta delle ore.
Che sono andato a mettere? E nel frattempo qua metto l'ultimo comando che mi ero scordato comunque. Allora. E boom. Perfetto. No, tornando qua. La lancetta delle ore. Ma mi dovrei basare su quello che dice l'indovinello. L'indovinello che io ho capito relativamente però. Allora. Henry scappa da Scott. Ok. Si nasconde spaventato e corsa ovest sull'altro lato. E ecco che arriva Mildred con ignota iniziativa. Scott è sdraiato a faccia in giù, non la vede mentre arriva. Non lo so. Potrebbe voler significare tutto come nulla. Però magari mi devo basare su questo. Ora io mi chiedo. I tre soggetti della storia sono, abbiamo detto. Abbiamo Harry, che scappa da Scott. Harry scappa da Scott. Oh, c'è un Harry. Scott e Mildred. Harry, Scott e Mildred. Il mio pensiero è dover cliccare in ordine. No, la minchia. Penso che il ragionamento sia: io sposto la lancetta in ordine su quelli che devono essere. Però magari resettiamola un attimo. Ah, però non si resetta. Cioè, se io la lascio così. Vi giuro. Vi giuro. Non sapevo di essere un mago. A caso, completamente. Ma è andato, io l'ho fatto. Cioè l'ho fatto? Ho fatto il rompicapo tirando, muovendo a caso le lancette? Non dico di no, dai. Salviamo. Di lusso è andata. Va bene. Quindi cosa ho fatto esattamente con queste lancette io? Ah! Si è aperta la porta. Si è aperta la porta. Io pensavo di stare lì per ore. Considerando quello che è successo nella scorsa parte con le tre monetine. Allora, colpo di pistola. Qui c'è un muro da rompere. Ok, e qui tanto voglio vedere se qua è sempre tutto a norma. Let's see. È perfetto, non a norma. Minchia, qualità, cazzo. Questo cos'è? Abbiamo un uccello ed un secondo uccello più grosso. Ora, come sempre. Oh no! Minchia, nessun oggetto serve. Cos'è che serve qui? Una chiave. Una specie di chiave, un po' particolare. Mi stavano passando tante cose nella mente nello stesso momento. E non mi ricordo più che cosa vo volevo dire tutto in una volta, vabbè. Allora, a livello di. E qua il discorso degli uccelli? Allora, no. Io credo una cosa. Di queste porte con la lettera ce ne sono diverse. L'orologio indica i tre nomi, no? E si sono aperte quindi le diverse porte. Orologio. Lettera M sulla porta. Sì. Lettera H sulla porta. Eh sì,
sono queste, ma adesso io non mi ricordo più di qua, mi sa. Devo tornare all'altra porta. Sì. Questa è aperta? No, mi è chiusa. Aspettate, ma che sto facendo? C'era il muro da rompere. Madonna mia. Il muro, 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 il muro. Quindi al muro. Al muro che stava esattamente dietro, dove c'era il cucinino, la cucina. Quindi qua. Sì. E questo? Per raggiungere quali meandri oscuri? Piccati. Un cesso, che sì, volendo è un meandro oscuro, giusto, però. No, ma così me lo dici? Cerca? Ha la mano proprio dentro al cesso, così? Vai. Bello, dai. La faccia soddisfatta. Un uomo che non ha paura di nulla. Sì, però ho capito il braccio, la mano, ma qua ci stai finendo tutto. Ok. Lancetta dei minuti. A parte i suoni, quello che si sta sentendo che mi. No. La radio sento. Cazzi. La mano era leggermente imbrattata. Va bene. Oh merda. Ah, si è chiuso. Oh, calma. Allora io direi. No. No, eh. Uccellino. Statuetta. Statuetta di piccione. Un piccione. Chi c'è? Ah, buongiorno. No, al solito giri. Che cazzo. Niente, mi ha dovuto dare il colpo e tra l'altro non ho risorse curative. Qua mi sa di dover mettere la statua del piccione, ok, però poi dovrei mettere la statua dell'altro piccione, quando. No, magari qua non mettiamo certo la lancetta dei minuti, quindi non è il caso, però adesso. Dove sono? Dove sono? Sono dall'altro lato. Merda, si apre, non me l'aspettavo. Calma. Chiusa. C'è silenzio, che cosa? La 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 la. Oh, oh. Ma stai fuori nelle orecchie con le cuffie. A bisbigliare. Sono cacato addosso. Colpi di pistola. Ma che sento? Ci sono bisbigli, ci sono situazioni un po' strane. Sì, ma non mi fate cacare addosso, per favore. Ella. Guarda che ti si vede, eh. Non è che fai tanto il. Ma mi prende per il culo. Ti giuro, fammi cacare addosso. Ok.
parte deforme di statuetta. No, eh? Dove, il colpo dove è andato? Oh! Va, chi ha? Te! Ciapa! Non c'è altro, vero? A livello di monnezza corporea, qua. No, ok. Via. Silenzio. Però non mi possono fare questi... Non possono fare queste situazioni, Non si possono venire a ricreare queste robe, queste situazioni poco simpatiche. Qua c'è un muro da rompere. Ed è una stanza chiusa. Io sento suoni. Direi proviamo. Speriamo di non pentirmene. Allora. Ma mi servono boccette. Belle gambe. Quindi il mico. Merda, è un manichino. Merda, è un manichino. No, 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 no. Io ti sparo, non hai capito. Boom. No, ai manichini non si scherza. Con questi. Decisamente. Merda! E i colpi sono andati. Bene, allora. Ok. Va bene. Ai. Direi cura. No, aspetta, dove sono? Stiamo calmissimi, allora. Penso di dover andare per forza di qua, no? No, aspetta. C'è una porta chiusa. Una porta chiusa. Una porta. Testa di cigno in legno. Cigno di testa in legno. Cosa? Si combina. Ah! Statuetta di cigno. E questo è il cigno. Quindi ora si può andare a mettere nella posizione dove mancava la statua del cigno, della testa del cigno. Del cigno della testa, della statua del cigno. Ok. Dov'era? Molto vera. Altalena, lettera H. Ma si sì, è tipo un po' sminchiata la zona, no? Io da dove sono arrivato? Da qua. E la statuetta è da mettere qui. Ok. Progressi! Cosa succede? Perché fai questi movimenti? Ah, devo equilibrare. Ma vedrai. Easy! Ed è una chiave? Chiave alata. Si deve usare, presumo, qua. Ah ah ah! Oh merda! Un buco importante. Let's go. Che cazzo è questo? Niente, che okay. Salta? Ma io eviterei, però sai che si deve. Perché ho delle brutte. Primo piano, perché ho delle bruttissime. Bruttissime sensazioni, dei terribili feelings. Ok,
il solito flashback, come lo chiamo? Non lo so, perché non ho ancora ben capito cosa sia effettivamente. Porta chiusa. Colpi. Ok. Beh, due colpi di pistola, sì, posso spararmi in entrambi i piedi, effettivamente, sì. Ci sta, due colpi di pistola. Grande risorsa. Allora, qui la situazione diventa abbastanza complessa, però lì ci sono delle scale. Delle scale vuol dire scendere sotto, quindi io prima andrei di qua. Ci manteniamo sul piano almeno, cioè siamo sempre sulla stessa. Ma però è strano, 109 non c'era entrato prima? Quindi sono. Forse sto sbagliando perché sono le stesse zone però in piani diversi? Nel senso, com'è possibile questa strana. No, no, è una zona diversa, è una zona. Boom! Via! Boom! Via! È una zona diversa. Allora, porta. Perché c'è. Che succede? Cutscene. Oh, it's you. I'm James. Angela. Angela. Okay. Look, I'm not sure what you're planning, but there's always another way. Really? What's the point? It's easier just to run. Maybe it's all we deserve. Madonna, i feelings. We. Me. You. We're all the same. I'm not like you. Are you afraid? La trovo migliorata dal primo incontro, però Angela, non lo so perché. It's okay. Did you find your mother? No. Not yet. Did she live here? In this building? I don't know. So all you know is that she lived in this town? What did you say? How did you know that? I just figured because this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Sorry. Did you find the person that you were looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. Oh, it's okay. I don't know why I think she's here. She died 3 years ago. She's dead? Oh, don't worry, I'm not crazy. Ma oddio. I don't think so. We have to find my mama. Should I go with you? This town really is dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. No, it's okay.
Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Sure. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. No! Ella! I'm sorry! I've been bad! Please don't! Ma va bene. Ma entrambi, diciamo che hanno le loro i loro deficit. Ma ci sta. Coltellazzo. Coltello di Angela, ma nel senso che può essere utilizzato come nuovo. No, ti presento di quando sembri. No, non mi permette di... Non è un equipaggiamento? No. Ok. No, stavo dicendo... ho detto feelings perché è partita l'original host, un po' modificata magari, della colonna sonora originale di Silent Hill 2, ma ci stava a rimetterla. E ha dato un po' di effetti. Chiave della resilienza. Ok. Per il resto... La stanza... Che cos'è questo? È una mapparella, ma niente. Questo? Si scassa? Oddio. No. Questo vetro è... immune a qualsiasi forma di intemperia. Vabbè. Ci sta, ci può stare, ci può stare. Coltello di Angela e la chiave della resilienza. Non saprei come andare ad utilizzarli ora come ora. È tutto da scoprire. Io da qui penso si possa aspettare, no? Forse... C'era un muro? Sempre da rompere? No. No, non è qua. Ok, è la porta. Che però è sbarrata. Va bene. Quindi a questo punto... E mi sa che l'unica direzione è effettivamente andare sotto in questo caso. Perché se io apro la mappa... No. La 111, ok, che... Ok, la 111 che passo felpato, leggerissimo devo dire, leggerissimo, proprio quasi silenzioso. Allora, la 111 è qui, ma c'è un problema di fondo. Ah no, qua è la porta, si vede una sega. Sì, proprio quasi... inesistente come suono. L'ho percepita a malapena. La chiave penso sia così qui. Ok. Bene. Armiamoci di coraggio. Allora. Qui c'è da capire... Dove cazzo siamo effettivamente? 6 colpi di pistola sono tantini, 6 colpi di pistola. Ed è una cosa che mi preoccupa. C'è una S incarvata? Sì. Lettera S sulla porta? Ok. No, eh?
Io spengo la luce perché penso sempre che possano spuntare questi maledetti manichini e quindi stai calmo, stai calmino, eh? E quindi un po' mi caco, ecco. Oh no, verso la flamme. Alexandre Scriabin. Scriabin. Verso la fiamma. Ok. Spartito. Siringa ci sta. Lusso questa. E qui. Non si vede. Ripeto sempre che non si vede una minchia perché è vero effettivamente. Colpi di pistola ancora, ok. Calma. Scale. Perché hai tirato fuori la pistola, James? Aspetta! Basta! Ecco perché. Ecco perché. Per sempre insieme. 208, ok. 16? Non saprei, ma porca merda, ma vabbè. Però lo fanno apposta, però lo fanno apposta, perché una roba del genere vuol dire essere infame a dei livelli importanti, ecco. Madonna, la mappa non si capisce più niente. Era, diceva, aspettate, diceva 208. Madonna, ma è dall'altra parte la 208. Però io la lancetta. Fermo, 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 fermo. È qui, ok. Ok. Perché? Orologio. Salviamo. Perché io ho la lancetta dei minuti. La lancetta dei minuti. E vado a caso come prima perché quella è il criterio? Oppure. Non mi dire che prima è andata a culo veramente, non ci posso credere. No, aspetta, aspetta. Come, qual è il discorso? No, però lo vedo che. Allora, aspetta. Così allora. No. Se quella lì è la lancetta dei minuti. Però dice opposta. Forse nel. Mi ricordo che lui diceva. È corsa ovest sull'altro lato. Però dice. Se io guardo però il disegno, la lancetta. Fermi, 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 mi sta. E infatti. Quindi, quale si è aperta adesso? La M? Io farei un tentativo per andare ad aprire la M. Vediamo. Quindi. La M dovrebbe stare lì, ok. E mi sa che chiudo. È aperto, è aperto. Ma sono tranquille oppure. Cos'è? Sposta telecamera. Ok. No,
No, ma aspetta, non penso di doverne toccare una a caso. Oddio, che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è questa? Che cos'è questa vergogna? Che cos'è questa fine? Oddio. Allora, ragioniamo. Per quanto si possa ragionare. Nel disegno veniva indicato qua il teschio. Aspettate. Aspetta, 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 aspetta. Lui cosa indica? È segnato nel... La posso toccare? Sì. E qual è il criterio? Aspetta, io penso di averlo anche capito più o meno, perché in questa stronza è segnato il teschio. Finora ne vedo due. Quindi una e due. Non penso ce ne siano altre. Ah, però posso rompere. Non so se magari ha senso il ragionamento. Arrivare qui esattamente a cosa serve? Cosa comporta? Comporta il poter saltare, perché mi sono scordato che in questo gioco si può saltare. Ok, bene. Questo si può spostare? Ah beh, devo dire che è di grande aiuto, ho capito molto adesso. Beh. Sì. Ok. Ho capito, sì. Per ora vedo effettivamente attraverso. Allora, calcoliamo qua cosa va a dire, cosa vuol dire. Ah, aspettate. Il primo numero, no? La combinazione. Seguitemi. Mezzaluna. Meno occhio con occhio e ste cazzo de mosche occhio con occhio dentro occhio con occhio dentro occhio mezzaluna meno occhio tipo no mezzaluna ok mezzaluna. Ma io devo contare quante ce ne sono? Uno? O i simboli che hanno addosso? Perché se dovessi dire, per esempio, no? Dovrei fare... Com'è la prima? Mezzaluna meno occhio. Quindi il ragionamento dovrebbe essere, teoricamente, 1, 2... 3, 4, 4 meno 2, perché ci sono le mezze 2 di questa, le mezze 2 dell'altra, quindi siamo a 4, di questa schifezza ne vedo una, dell'altra schifezza pure ne vedo un'altra, quindi teoricamente 4 meno 2, se la matematica non è opinione, il primo è 2, forse. Poi, il secondo. Schifezza col teschio più l'occhio. Seguendo sempre il ragionamento, le schifezze merdose col teschio sono sempre due. L'occhio qua, l'occhio con l'occhio, sono. Ce n'è una, ce n'è due, ma io non ho capito se devo stare a contare i simboli o ste merdacce, perché è tre. Una, due, tre, ma queste valgono o no? Allora, perché se devo stare a considerare pure... Due è sicuro, il primo. Ok, più... Facciamo due più... Consideriamo solo le merdacce, quindi uno, due... E 3, 5.
Forse. Facciamo finta che il ragionamento è questo. L'ultimo è merdacce meno il merdacce con l'occhio meno le schifezze col teschio. Le schifezze col teschio sempre sono due. Le merdacce con l'occhio sono tre, quindi 3 meno 2 è 1, così. Sto cazzo, benissimo. Allora, perfetto. Allora, riprendiamo il ragionamento. Quindi non era il ragionamento che è stato fatto. Non era questo. Ricalcolando il discorso. E insetti con la mezzaluna. Stavolta andiamo ad insetti, solamente a numero. Togliendo quelli che stanno a parete, perché secondo me sono solo illustrativi. Mezzaluna sono uno, di quello lì. Ed uno... uno realmente, perché se vado a togliere quello, che non so se lui considera, uno, ok, quindi considerando uno di quelli mezzo, però uno meno, no, perché non posso andare a fare uno meno due. Perché quello è 1 e quello è 1. 1 meno 0. Il cazzo è 0. Perché giustamente quello abbiamo detto che non si considera. Quindi se facciamo 1 meno 1 è 0. Madonna che... Fermo. 0 si può mettere. 0 non si può mettere. Quindi già anche questo ragionamento è da mandare a mignotte. Anche questo ragionamento... E da mandare a mignotte. Mi sa che allora la cosa più giusta era considerare contare il numero di simboli. Le due mezze lunette, siamo a due. Le due di quella, siamo due. E lì ci siamo. Lì. Seguendo questo ragionamento, questo è giusto, perché dovrebbe essere 4 meno 2, che effettivamente è 2, quindi... Fino a prova contraria, il primo è 2. Il secondo. Secondo me ho proprio sbagliato il conteggio del secondo, perché è una somma. Quindi è 2 più... i simboli. Conteggio i simboli. Allora, 1, 2. 3, 4. 5, 6. No, aspetta. No, di questo se ne vede solo uno. Di questo se ne vede solo uno. Oppure sto guardando a... No, è uno. Quindi... 2. 1, 2, 3, 4, 5. Quindi il conto era 2 più 5, 7. E... Andando a ricalcolare a sto punto, seguendo lo stesso ragionamento, i teschi 2... I cazzetti con l'occhio completi sono 2, 4, 5, 5, meno 2, 3. Che cazzo hai fatto? Che cazzo sto facendo? Questo è... Non è nemmeno questo il ragionamento? Sto mancando un insetto? Ne ho perso un altro? Non vedo? Non vedevo perché ce n'era un altro, giustamente, quindi sono mezzo orbo, sono ciecato, qua ce n'era un altro, vaffanculo. Va bene, ce n'era un altro, quindi... va bene, devo cambiare teoria, solo uno. Solo quello con... Aspettate. Abbiamo detto che questo... Era 3, perché era 5 meno 2. Ok, ricalcolando questo delle lune. 1, 2, 3, 4... 5, 6... 7, 8, meno 2, 6. Se non è così, onestamente... il gioco mi sta prendendo per il culo. Oppure quello è il ragionamento, contare solo gli insetti che hanno quel simbolo. E se è così, può avere anche senso, perché 1, 2, 3, meno 2, 1... E si provano tutte praticamente, quindi 1,
Dobbiamo farlo in questa maniera il conteggio. 1 più questo erano 2 più 1, 2, 3, 5. 5 e ricalcolando questo 1. Dal lato più lungo. Nemmeno. Che cazzo devo fare? Che cazzo devo conteggiare? Cosa devo conteggiare? Me ne sto perdendo un altro. Sicuramente me ne sto perdendo un altro. Vediamo. Che sono stronzo io di natura. Che cos'è? No, ok. Me ne sto perdendo un altro. Me ne sto perdendo uno sicuro. Perché. Allora, torniamo dentro. Ricontrolliamo. Al solito. Qua. Secche, cose, zampalè di ogni tipo, no? Calabroni? No? Ci stanno? Niente, qua no. Vedete, ma il ragionamento non dovrebbe essere questo? Uno, mezzo e mezzo. Sono le due delle schifezze lì. Faccio sempre a bloccarmi, a sminchiare i rompicapi, è incredibile. Allora, calma, calma, ricalcoliamo, ricalcoliamo. Non so se devo farlo è sulla base dei segni, per forza, perché non mi do spiegazione. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, meno l'occhio, meno quelle con il simbolo dell'occhio, che fino a prova contraria sono. Oddio, ho perso il calcolo. Ho perso il conto, porca puttana. 4, 6, 8. Di quello si vede per intero, giusto la. Si vedeva per intero, no? 8, sì. 8 meno. 8 meno. 1, 2, 3, 4. 5, 8 meno 5, 3. Non l'avevo messo prima. 2 più 5, 7. E 5 meno 2, 3. Ma non l'avevo fatto prima? Oh, vabbè. Andato comunque. Sti cazzi. Forse avevo fatto un altro tipo di conteggio che non ci azzeccava una sega, però va bene. Vabbè, ma c'era sta cosa, James, di infilare le mani dove. Tra l'altro sta uscendo una specie di slime, di blob verde. Infila, infila. Prima o poi non te la ritrovi più sta cazzo di mano. Via, 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 dentro. La faccia sempre più soddisfatta, comunque sempre più convinta di quello che fa. Che cazzo è questa? Ah, quella dei secondi. Ok. E là. Silenzio. Allora. Va bene. Ora devo semplicemente tornare all'orologio che sta là. Easy. Ok. Si torna qui. Ci si cava la lancetta e si fa ora, si cerca di capire. La lancetta dei secondi non ha però nessun tipo di indicazione. Lui parla di Scott, di Mildred. Che possa essere Mildred?
È sdraiato? Aspettate. Scusate, eh. Non è che io sarò stronzo di mio, però... No, vabbè, per dire, ecco. Cioè... Non è che si dovessero fare grandi ragionamenti su sta cosa, però vabbè, anche andare un po' a casaccio a volte aiuta. Va bene. Quindi, avendo fatto questa cosa, io cosa ho aperto? La M è andata. La H è andata. Quale lettera è rimasta? La S. La scala. La scala, la scala, la scala, la scala, la scala. Salva, salva, ora, right now. La S e si viaggia verso la scala. Ho capito. Progressi. Sono contento. Dai. Dov'era sta... questa scala, però? Eccola fuori. Quindi. Di qua pure. Questo si può aprire. Colpi. Va bene. Ben accetti. Bevanda, ma perché sta stanza non l'avevo completamente esplorata? Come vola il tempo? Come passa il tempo? Ok. Va bene. La scala sta qui. Ok. Ok, dai. Fino ad ora a livello di velocità su questa... È morto. È morto. Fino ad ora a livello di progressi, diciamo che rispetto alla parte scorsa, almeno su quella che è la parte iniziale della live, si sta procedendo in un modo un pochino più... consistente. Diciamolo. Eccola. La S. S di aia. Oh merda. No, 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 tu hai capito poco, tu hai capito veramente poco. No, 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 no. La S, sapete per cosa stava? La S di Lasuco forte ora, ma in che senso? Ma così me lo butti? No, 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 no. Allora, ragionamento. Colpi pistola, questo vuol dire che non è ignifugo. Porca merda, mi sono cacato addosso. Ma devo veramente sparare? Boom! 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 Io secondo me non gli sto facendo niente. Poi sarà un'impressione. Porca puttana. Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Stai... Ah! Boom! Boom! Via! Harry! Oh merda! 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 Via! Oh cazzo! Oh cazzo! Non magari la capoccia! Cazzo! Oh oh oh! Oh 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 oh! No! Aia, mi sa che m'ha colpito! Mi sa che m'ha leggermente colpito! Aia. Aia. Eila. Sono morto, ma non me lo sarei mai aspettato. Grazie. Grazie per l'avviso. Sembra tosto. Ok, all'attacco verticale che magari si muove James. All'attacco verticale che non è troppo complesso da schivare.
Quello che mi dà un po' più di difficoltà fino ad ora è quello orizzontale, ma a me sta venendo un dubbio. Ok. Non stavo capendo se colpirlo effettivamente addosso lo stesse danneggiando, però sembra... Merda, oh. Sembra di sì. Allora, intanto stiamo calmi comunque. Merdaccia che non sei altro. Allora, ci ha provato con la presa, ci ha provato, il ragazzo. Colpi, ok. Altri colpi comunque in giro ce n'è. Non sembra. Oh. No! Mamma mia. Cazzo! Ecco, qua l'ho rischiata. E domanda, non ho più colpi di pistola. Cosa faccio? Lo prendo a cazzottate? Mi sembra un'idea stupida questa, merda. Però forse è l'unica cosa che posso fare. Oh, porca merda. Oh, merda. Che? Hai paura, vedi? Hai paura. Tenetemi. Perché si sta cagando addosso. Bravo, vai via, bravo. Stronzo. È scappato terrorizzato dal mio potere incontrastante, va bene, giusto così. Però sta sirena anche un attimino rotto il cazzo adesso. Cioè, ho capito qua che... Va bene. Primo incontro con Pyramid Head. E... sono schiattato una volta, vabbè dai, alla fine. Malaccio non è andata. Ma, certo, i colpi mi sa che... Ecco, vabbè. E forse è andata male per le risorse più che altro, ma... Va bene. Allora, io volevo capire un attimo a livello di... Qua non stavo vedendo... Ok... Bah, allora. Si continua. Madonna luce. Fuori! Di nuovo. Perfetto. Non so quanto è un bene, giusto? A livello di sicurezza, però almeno si cambia un po' location. Salvataggio, che male non è. Ma qua non c'è nessuna forma di... Non c'è un filo di suono in questa zona. Tutto molto... silenzioso, no? Questa calma apparente... Prima della tempesta, prima del dramma. Devo essere un po' anticlimax. Cazzo ho detto anticlimax. Mi piace sempre guardare la monnezza. Qua mi sa che siamo dall'altra parte della piscinetta. Sì, quindi una mappa. Parco Rosewater. Ok. Quindi siamo vicini al Parco Rosewater. Tutto molto nebbioso, tutto molto offuscato, tutto molto silenzioso soprattutto, no? Questa... Octantis Fuels... Ah! Cazzin! La bambina.
was you, wasn't it? You're the one who stepped on my hand. Maybe I did. What's a little girl like you doing here anyway? I don't know. What's a big dum-dum like you doing here anyway? Hey, that's not very nice. Didn't your parents teach you any manners? What you got there? None of your business. You didn't love Mary anyway. What? Hey, wait! How do you know her name? Non la conta giusta. Non la conta giusta, la marmocchia sa qualcosa che noi non sappiamo effettivamente. Boom. Ma cosa? Vediamo. Ok. Cazzo, se mi sta prendendo comunque. C'era dello scetticismo all'inizio, però devo dire che oltre questo effetto abbastanza, questo sfrigolio strano a terra che non sto capendo che cos'è. Che cos'è sta cosa? Non ho capito. Cos'è? Che cosa sta succedendo? Un effetto statico nell'acqua? Vabbè. Lasciamo stare, via. Al parco Rosewater. Io ora mi aspetto che dopo un incontro del genere ci sia un attimo di quiete, effettivamente. Come almeno per adesso sembrerebbe esserci. Per adesso. Mi piace guardare l'immondizia, non lo so, mi dà una sensazione di tranquillità, di calma. Va. Siringa, perfetto. Non si butta mai via niente. Cazzo di microfono in mezzo. Ok. Allora. This is it. Mary. Could you really be here? E questo è il porto. E qui il porto. E questo è il posto speciale? Il parco Rosewater? Ma... Questa porta mi sa di chiusa. L'esperienza, as always. Allora, direi. Che cos'è questo? Un cappello? Benvenuti a Silent Hill, una piccola località balneare immersa nella quiete. Siamo felici di avervi qui. Non c'è posto migliore per staccare la spina dalla routine e concedersi finalmente una vacanza rilassante. Sì, va bene. Il paesaggio montuoso, punteggiato da file di case rustiche, pittoresche. Va da sfonda al lago di Toluca,
che risplende di una miriade di incantevoli colori all'alba e al tramonto. Silent Hill vi regalerà emozioni e vi farà sentire in pace. Potete starne certi. Ogni momento trascorso qui sarà piacevole e rimarrà indelebile nei vostri cuori. Ah, di rimanere indelebile su quello non ci sono grandissimi dubbi. Il piacevole, ma diciamo che su TripAdvisor non ha delle recensioni memorabili, ecco, mettiamola così. Rosewater Park. E questa? Patrick Chester, figlio di Edward, lottò e morì per la gente, la libertà e per il nostro futuro. La sua memoria continua a vivere. Un amen a Patrick Chester. E qui, Rosewater Park. Che quindi dà direttamente sul, esatto, sul Toluca, sul lago di Toluca. Ok. Allora. Ok. Ho sentito passi. O sono io che sono stronzo, scusate. È più facile la seconda, probabilmente, però. Warning! Non si può né nuotare né il diving, comunque non ci si può tuffare in quella che è l'aria. Vabbè, penso sia anche giusto alla fine. Gelati. E se volessi farmi un cono al gusto di nulla, tipo di aria fritta, che è quello che vedo più o meno? Caffè. E waffles. Questo? In memoria delle 67 persone morte di malattia che riposano in fondo al lago. In fondo al mare. Ok. Poracce. Un amen anche a loro. Oddio. Qua ci sono le specialità della casa. Se magari riuscissi un attimino a zoomare in un modo un po' più... Latte. Specialità latte, cappuccino, mocha... cioccolato bianco mocha, americano, macchiato, espresso, singolo, doppio. Vabbè, dai, in base al prezzo direi che... Vabbè, il doppio... scusate, il doppio è molto più conveniente. Cioè, se perdiamo per dire il cappuccino... Non ha differenza, tra l'altro, di prezzo. E questo cosa... 12, 16 oz, 20 oz. Oz starebbe per... Che unità di misura è? Come viene tradotta oz? Che cos'è oz? Il mago di oz? Vabbè. Drinks. Ah, vabbè, oltre quello che può essere il caffè, hanno cioccolata calda per bambini. Penso, la differenza credo stia nelle... che cazzo, la telecamera che vibra... La differenza credo sia proprio nella dimensione, nella quantità della bevanda, limonata 1,25, caffè 1,50, tè caldo 1, tè freddo 1,75 e una bottiglietta d'acqua 50 cents. Ma direi che con i prezzi ancora ci sta. Qua non si legge più nulla. Ok. No, però io prima di andare in fondo a morte certa, perché quella mi sa tanto di situazione strana, vorrei... Ok, questo io mi auguro sia chiuso. Ok, perché voglio ancora capire... Anche questo è il
dove fare i biglietti. Ma i biglietti per cosa esattamente? Per poter... Ah, un tour del lago, ok, credo... Tipo quelli in Bagnarola, no? Dovrebbe, si dovrebbe intendere in quella maniera. Qui il passaggio, la strada è interrotta, non puoi passare, non si può notare, vabbè, ma fino a qua tutto nella norma, tutto che rientra. Mi sa che si deve andare in fondo al... al cazzabugio qua, va bene. Oh merda. Ah. Cazzin? Ah no, un'altra? Mary? Do I look like your girlfriend? No, my... Wait, wife. I can't believe it. Your face, your voice, you could be... My name is Maria. I don't look like a ghost, do I? See? Warm. Sorry, I got confused. Hey. Where are you going? I need to find Mary. Didn't you say she died? Oh. Yeah. So 3 years ago, it's just... Vabbè, non stai migliorando la tua situazione, James. Capito. A letter. I know how it sounds. I'm not... I don't... Hey. It's okay. So, what did the letter say? She said she was waiting for me in our special place. And that's here? Anyway. Lui è chiaramente imbarazzato. Questo linguaggio corporeo, questo braccio sull'altenere l'altro braccio. I don't know anymore. Something. I can't quite. Hey. I think I might know. I mean, there's this one place. Not far from here. What kind of place? The kind two lovers might call special. I can show you if you want. Unless you have somewhere else to be. Something else to do. Hey, easy there. I'm just messing with you. Come on. It's this way. You're coming with me? Can't you just tell me where it is? You're just gonna leave me here? Beh, non è il caso. With all these monsters around? No, I just... Is it because I remind you of her? You loved her, didn't you? Didn't you? All right, just... Cazzo di fastidio quel salta in basso a destra che spunta ogni due semplicemente perché sfioro la minchia di levetta. Basta. Che cazzo. Ok. Ancora. Maria, le hanno cambiato l'outfit, che me lo ricordavo diverso del nell'originale, non era propriamente questo, però alla fine un piccolo cambiamento stilistico ci può stare. Ok. Con Maria, let's go. Il nostro primo incontro con... Ulala. Con Maria, quindi.
A questo punto io seguo lei o lei segue me? Penso sia io a seguire lei. Sa dove andare, quindi. Ok. Ora è aperta per magia. Ora è aperta per magia, d'accordo. Poi un attimo e che cazzo si gira, vabbè. Niente, sempre i gelati, i coni si possono fare al gusto di nulla, esattamente. Allora, esploriamo bene, perché this place we're going to, what is it exactly? It used to be kind of a special place for young couples in these parts. I think it's easier if I just show you. Così lontano da casa. 14, ma queste numerazioni hanno un senso oppure sono queste foto con queste numerazioni, cioè hanno un senso oppure sono così tanto per a livello per tenerle numerate e basta, cioè. Allora. Colpi pistola. Io prima vorrei esplorare per bene la zona del parco, perché non so. La Madonna? Just a woman. Killed for no real fault of her own, by moral upstanding folk. Common theme, I guess. What do you mean? In history, you know? Vittima di una persecuzione da parte dei... Ok. Jenny, ok. Carol viveva con orgoglio e onore. Ciò che è successo qui non sarà mai dimenticato. Una martire. Una Giovanna d'Arco 2.0. Ok. Il cesso. Prima le donne. Prego, prego, prego. Prego. No, niente. Prima io. Cazzo. Ah, cura. Levati dalla... Grazie. Maria, e per favore. E un attimo, se ti sposti esco. Allora. Questa statua molto particolare. Non hai nulla da dire? No, vabbè. Wanna take a breather? What? I know, I just sorry, I'm just a bit preoccupied. It's fine. Preoccupied? You know, si può dire? Anything you wanna talk about? Cioè, perché pensavo che il termine preoccupato fosse soltanto worried. Ma si scoprono robe nuove, va bene. E mi sa di dover andare per forza, non lo so dove, perché onestamente di qua forse non avevo visto. Allora, qui c'era la statua di Giovanna d'Arco 2.0, di qua sì, penso, eh. Mondizia rovesciata. Panchine su. Possiamo passare per il motel? Quale motel? Questo motel? Sì, in. Ok. Allora, aspetta, prima del motel. Prima del motel. Io direi facciamo un'esplorazione come si deve, no? Quindi. Esatto. Io per esplorazione come si deve intendo spaccare i finestrini delle macchine, soprattutto quelle della polizia. Che cazzo, se non lo fai.
Allora. Questo che cos'è? Cosa mi rappresenta? No parking, ok, non si può parcheggiare. Chiuso? Aperto? Chiuso. E spacchiamo un finestrino allora se è chiuso. Segno di protesta. Direi facciamo il giro e capire se di qua... Ho visto... Aspettate. Ah, cazzo, la serve... Come si chiama? Non mi viene mai il nome. Non mi verrà mai il termine. Non mi viene. Non è Mr. Fantastic. Non mi viene il termine. Ho capito cos'è, ma non mi ricordo come si chiama. Non è che lo segna lui. Martinetto. Il martinetto da garage. Che ricordavo anche in un'altra maniera, però... Martinetto, che sia Martinetto, ok. Ma io potrei... Perché lì mi sa che c'è... No, il motel è là, ok. Se vado di qua... Di qua, ok, mi sa che non si può, perfetto. Tanto la strada è sbagliata. Ma allora... Ok, ma se dovessi andare dritto per dritto prima di entrare al motel? No? Hey, wrong way. We already passed the motel. Lo so che abbiamo superato il motel, proprio per questo voglio esplorare questa zona, cara. E rompere ancora qualche minchia di... Merda! No, non ci posso... Sai che forse Maria l'idea di esplorare il motel non era sbagliata, eh? Ma come cazzo fanno? Pazzeschi questi nemici. Uccidimi. Onestamente non mi è piaciuto questo... Il dover usare una risorsa qui mi sta abbastanza sulle palle, quindi... Accetto la morte, però magari non a ricaricare da qua, porca mignotta, vabbè. Vabbè, diciamo che a livello di risorse c'erano solo quei colpi di pistola che c'erano prima. Ok. Ok, quindi torniamo a prenderli un attimo e continuiamo a questo punto. Qui c'è la foto che riprendo, così si sa mai, anche perché lui la colleziona, proprio la raccoglie, ci ho fatto caso ora, le raccoglie queste foto, quindi un senso le avranno, hanno senso, no? Aspetta che c'è quel nostro amico. Sono incombattibili senza pistola, sti... Sti schifi. Qua. Magari colpirlo il nemico. Potevo anche evitare forse l'ultimo colpo, però vabbè, almeno riprendiamo 4 colpi. E ti sei spaventata? Ancora non hai visto niente. Cazzo, non hai visto niente. Ok. Di qua? Mi fa andare oppure c'è un muro invisibile? She like or is sorry I'm not that's fine why do you ask just curious I'm not sure I want to talk about it oh come on you said we look alike please give me something well, she liked to play the piano
I'm not sure if you're really that much alike. Oh? I don't strike you as the pianist type? Let's just leave. Sure, James. È schivo sull'argomento, ma anche perché giustamente non la conosce, quindi comunque queste grandi indicazioni, voglio dire. Ok, ti sei salvato, cazzo. Che c'è qui? Bevanda, ok. Chiuso. Che ora li fanno? Lunedì dalle 9 alle 2, martedì dalle 9 alle 2, mercoledì sono chiusi, ok, giovedì dalle 9 alle 2, venerdì dalle 9 alle 4? Che minchia di orario è, scusate. Poi, sabato dalle 9 alle 3 e domenica chiusi. Però ci sta, perché alla fine sono due giorni su 7 chiusi, quindi va bene. Ci può... Boom, lo so benissimo. Bear with me, okay? Due giorni su 7 chiusi, quindi va bene. Ci può stare. Allora, ehi là, eccolo. Madonna mia. Ma... No. Oh merda. No, tra l'altro no, tra l'altro no, tra l'altro no. Tra l'altro mai nella vita questa cosa. Però io vorrei esplorare, onestamente. E l'altro lo ammazzo fisicamente, ok. Questo dovevo liberarlo così. Ma questi sono di casa, dai. Ah, cazzo, l'ho detto. Oh no, due no però. Via. Questo. Merdaccia. Ma che cazzo fai? Ah, c'è un altro, porca miseria. No! Ok. Ma porca merda. Mi sono accorto dal movimento all'ultimo. Questi cazzo di borsellini con la cerniera. Maledetti, con due gambe, via. Morti. Va bene. Andata, dai, alla fine. Ancora? No, terribile questa. Ah! Schifi! Vabbè, se so solo questo... Maria è proprio... Una Pasqua, lei. Va bene. Cosa c'è? Ah, questo schifo, l'ho visto. James, per favore! Ok. Cortesemente, grazie. Erano due. Morti. Sento ancora suonare, non mi piace per niente. Ah, c'è sta merdaccia. Bloccata, non si passa. Ma sì, perché in effetti la strada non è quella giusta. Però lui ci fa esplorare comunque. E a me questa cosa fa impazzire. Piace un botto. What is it? Nothing. Just déjà vu. Allora, l'ha detto lei però. E allora sono dei déjà vu. Ma perché se ci si pensa... Bene, almeno il primo che mi ricordo di questi è dove nell'originale si trovava c'era il primo incontro, no? Con una di queste con queste creature. E dove si trovava l'arma effettivamente, che qui è cambiato. A livello proprio di è cambiato il discorso, come funzionava il tutto. Quindi si tratta di quelle zone. Oh merda, perché si apre? Non pensavo. Va bene. Salvataggio, ma. Tressiling. Oh, scusa, mentre che parlavi, perdonami. Ancora parla. Ok.
Va bene. Allora. Colpi. Ma questa zona è secondaria? È un bowling? Sì. Che cos'è? Pizza. This town's full of monsters. Who could just sit here and eat pizza? Io probabilmente. Non la escludo come. Proprio perché è piena di mostri, mi chiuderei qui dentro a mangiare pizza, no? È proprio l'idea. L'idea è quella giusta, anzi. Cazzo. James. Pensa in maniera intelligente. Bowling. Va bene. Qui abbiamo varie foto di. Vabbè, di persone che giocano a bowling. E qui. E qui si esce dall'altro lato. Ok. Dove siamo? Sì. L'altro lato, effettivamente. L'esterno. Hola. Se è uno di questi, vabbè. Stanno arrivando? Oddio, stanno arrivando? Via. Ok. Non ci facciamo colpire. Maria, magari levati dalla minchia. Va bene. Ok. Hey, I'm all for taking the scenic route. Ma non credo si usi qua effettivamente. You know what's in there? Not sure. I'm not even sure when was the last time anyone's been inside. Ok. Ma che cos'è effettivamente? Viene segnato? Società storica di Silent Hill. Ok. Siamo parecchio lontani da dove dovremmo essere. Giga computer! Ok. Ok, Baby and Kids Superstore. Silent Hill Fresh Meats. Il macellaio di Silent Hill. Ma dove cazzo sto andando, scusate? No, 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 Maria. Forse. Posso andarmene se resto, posso andarmene solo se resto. Cos'è questo suono? Cos'è stato? Oddio, questi sei colpi di pistola un po' mi... No, Non famo scherzi! Merda. No, 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 questi stanno meglio di me sempre. Cazzarola. E si dovrebbe trovare una chiave per questa, però io ho il martinetto per andare effettivamente ad alzare la saracinesca. E di qua? Ma che cazzo. Bisognerebbe capire dove però. Perché li sento, ma... Cosa c'è qua? Che culo. 5. Ah, ho visto una bevanda? Sì. Parecchie risorse. Parecchie. Non mi dispiace. Ma dov'è che... Cos'era?
Io direi di tornare dove si poteva usare il martinetto. Ma al carburante Octantis non ho fatto il tentativo ad entrare, beh. Bella! Vicina, vicina, Maria. Resta lemme lemme. Allora, a destra. Il bowling di Pete va bene, però il carburante. No, non abbiamo visto. Non abbiamo visto, quindi. Il bowling era qua. Il carburante. No, no, c'ero stato, però era chiuso. C'era la strage. Chiuso? Chiuso, sti cazzi. Nessun modo, niente. Bella! Sembra chiuso, chiuso. Te, stacci fermo. Tiè. Allora, no, sembra chiuso, ma chiuso, 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 effettivamente. No, direi di andare ad usare il martinetto sulla saracinesca. Ok. Dove cazzo stava? Allora, riapriamo. Casa di. Era indietro. Sento suoni, sento la radio. Eccolo. Viecce. Tiè. Bello. Sputa. Ok. Boom. Merda. Boom. Merda. Boom. No. Bocca. Ancora. Ah, porca merda. Ecco qua. Un attimo di distrazione. E si prende in quel posto, cioè sto morendo, porca troia. Ah, fanculo, finiscila. Ancora. Aia. Oh no 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 no
Allora. Calma. Basta! Tiè! 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 Lei comunque inutile, 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 dov'è? Inutile! Via! Allora, basta! Maronne! Via, via, via! Ma che questo non l'ho capito, perché ho trovato i colpi di pistola, quindi il gioco deve compensare. Io non li butto tanto, quindi sti cazzi. Ok, fino a quando posso cavarvela con l'asta. Sbocca. Ok, lei che fa il giro intorno del... Ah, che cazzo. Che dobbiamo fare? Ulla. Boom. Tiè. Ma allora, il ristorante italiano Luxury and Vintage, almeno un po' di qualità in zona. Non è che qua qualche colpo, qualche robetta. Prendilo il finestrino, James. Ok, allora io non mi ricordo, mi sono perso comunque dove stava il cazzo di Martinetto. Teoricamente, no, questo è il... Qui, no, giusto. Qua, ok. Perché? Andando di qua, mi ricordo la macchina della Pula. E qui, eccolo. Chi è? Ok. Prima le signore. Via. Prima le signore. No? Chi è? Sera, Cree, sera. Tutto a posto. Tu? Com'è? No, è un'idea di merda, Maria. Come sempre. Sono tutte idee di merda, però. O si fanno queste cose. Ah, lei rimane fuori. Hey. You okay in there? Can you let me in? Entro a posto, grazie. No, dai, almeno. Allora. Ok,
movimenti interessanti. Allora, qui è zona nuova, quindi con molta calma. Colpi di pistola, sempre comodo. Poi abbiamo... Allora, i licenziamenti di massa all'ospedale di Brookhaven minacciano il futuro dell'istituzione. I licenziamenti di cui avevano parlato il mese scorso continuano. Sono state dimesse più di 10 persone, il che ha ridotto il personale dell'ospedale di oltre la metà. In assenza di miglioramenti, anche i pazienti saranno a rischio per la carenza di personale. La storia dell'ospedale di Brookhaven è secolare. Fu fondata nel 1810, quando un'epidemia mortale si abbatté sull'area di Silent Hill. Da allora ha sempre prestato aiuto agli abitanti della città. Tuttavia, sempre più persone hanno dichiarato che la presenza di un ospedale psichiatrico nel cuore della città ha un impatto negativo sulla comunità del posto. Gli abitanti temono infatti che possa ripetersi un incidente avvenuto 2 anni fa. Ma diciamo che fino a quando si investe su quella che è la sanità, non fa mai male a nessuno il tutto. Minchia, comunque a colpi non si è messi malissimo ora, però ora che l'ho detto ce l'ho fatta. 20. Ok. Un giorno capirò l'utilità di queste delle foto. Una siringa, ottima. Altri... ma troppi colpi della pistola. Troppi colpi della pistola, per quella che la mia infinita esperienza consigliano che fra un po' la prendo nel culo. Oppure solo un modo per premiare l'esplorazione. Perché ho trovato il martinetto, effettivamente, quindi mi sa che... è un modo per un premiare. Com'è la targa? Com'è? Matteo? Ah no. Ok. Direi che a questo punto si va dritti al motel. Tanto l'esplorazione c'è stata. È stata intensa. E ora al motel, cazzo. Quindi dove stava che mi sono perso? Eccolo qua, motel. Allora, calma. Nel dubbio non si rompe, questo è un vetro di quelli immortali, va bene. Chiuso. You ever stayed in a place like this? The walls are so thin, you can hear everything. Love, hate, jealousy. Ok. Servono queste perle di saggezza, Maria, non ne potrei fare altrimenti. Allora, cos'è questo? Aia. Un codice. Ah, vabbè. Ah no, aspettate, se qualcuno mi cerca sto sistemando le tubature nella 107. Ma non è che magari sei tanto imbecille da... No, vero? No. No, a sti livelli no. Madame Boutique. Ok. Lui l'ha segnato, giusto? Cassaforte, sì. L'ho assegnato. Ti levi dai coglioni, magari mi muovo, grazie. Allora, nella 107. Non disturbare, no, mai sia. T'ho visto. Intanto si salva. È sempre cosa buona e giusta. Perso 3 diottrie nell'occhio destro nel frattempo. Tutto a posto. Giustamente lei nel frattempo guarda. Ti sei bloccato per un momento. Tutto bene. 102, 103. Nel dubbio rompiamo un finestrino. Ma non è che magari... No, stai tranquillo proprio. That's strange. I never mind.
Infatti, perché dovrebbe essere una roba strana? Bah. Qua. Altre porte. Ha detto nella 107, quindi... Ma queste sono chiuse, giusto? Il cazzo, quindi aspetta. Io stavo andando convinto fossero tutte chiuse. Un attimo, allora. Teoricamente... mi sa che è solo quella aperta. Mi sa che è solo quella aperta. Quindi... proviamo a vedere cosa c'è nella 106. This room. There's something wrong with it. I think we should leave. Oh, loosen up, James. It sure beats running around with those monsters out there. I'm not so sure. Che cosa che non ti quadra? Che cosa? Non te la conta giusta, c'è qualcosa che ti turba, che ti perplime, ma non ho capito cosa. Nel frattempo la cerchiamo, vabbè. Bah. Non so. Allora. Io vorrei prima di salire capire se sotto qui, ma non credo ci sia più nulla, ok. Vediamo sopra. Allora. Materasso. Ok. E questa. Non l'avevo capito più che altro dal 108, no? Ok. Si era capito dal panno, ecco. Che era entrabile. Come can you let me in? Ma non ho capito. Ma perché non riesci a fare? Ma non ho capito una cosa. Ma non riesci a scavalcare, a buttare una gamba dal lato, mettere l'altra gamba dal lato e salire? No, va bene. Te. Entra. Ora non entri. A sestro. Non ho capito. Ok. Questo si rompe. Ok. Ma... di nuovo. Questo qua. Questo rosso. È il vestito classico di Maria. Del 2, l'originale. Me lo ricordo. Cazzo, era questo. Era questo. Che fai? Stai a guardare. È quello per forza. Me lo ricordo, cazzo, che era quello. Ok. Ancora che sta guardando. Ma a me. E guarda. Ah! Aspetta, prima del... No. No. Via, allora. Comunque, io stavo pensando a stasse di legno. Dall'inizio del gioco quante ne ha viste e ancora perdura. Boom. E ancora va avanti, mura buttate a terra, bastardi presi a colpi di asse, piramided a colpi di asse, cioè tutto a colpi della minchia di asse. Appunto, della cassetta degli attrezzi. 1380. No, aspetta. Aspetta. 1380. 1 in meno. 1 in più. 3 in meno. Uno in più. Ma lui intende... Aspetta, intanto fatemi capire se... Ma lui intende... Uno in meno che diventa 0, il 3 che diventa 4, l'8 che diventa 5 e lo 0 che diventa 1. Quindi sarebbe... 0,5... No, ma che cazzo dico? 0451.
0451. Boh, andiamo subito a testare la qualità degli ultimi neuroni rimasti. Allora, abbiamo detto Hey, you think I'd look good in this one? L'hanno fatto. Sure. Not quite the ringing endorsement, but hey, I'll take it. Cioè, hanno fatto la, capito, la citazione con quello che il classico. Ma che cazzo di fenomeni. Incredibile. E mi sono scordato il numero. Porca Eva, nel frattempo. Che cosa avevo detto? 0451. Ok. Allora. Dov'era qua la... No, dov'era? Era qua. Minchia. Allora. 0 4 5. Madonna. Ok. Porca Eva, mi sono cagato. No, non mi hai fatto controllare. Vabbè, aspetta. Chiave del cancello, mi hai fatto cagare addosso, Maria. Cazzo. Una chiave trovata in una cassaforte nel motel da Jack. E deve aprire. Deve per aprire il cancello che c'è lì. Salviamo. Ok, ho perso altre tre diottrie. L'occhio sinistro. Mi fa piacere. Okay. E si apre questo. Progressi. Anche lei è contenta. Giù di qua intendi destra, perché giustamente di qua piccola controllata, così tanto per le risorse, infatti. Allora, colpi, oh. Ok, vabbè, qua è giustamente l'interrotto. Allora l'altro lato, ok. Allora. Oh merda, è qui. Casa Baldwin. Casa Baldwin. Ma Casa Baldwin. Ma da dove, minchia, io in tutto questo non ho capito dove stavo, qual è la reale location in questo momento. Si può picchiare la palla, no? Questa è chiusa, che un po' mi tranquillizza. Che è successo qua? Che cosa? Che cosa? Non... Ok. C'è del liquido seminale sul tavolo, vabbè. Allora, qua altri colpi pistola. Per il resto, se magari non c'è qualche finestra da... No, mi sembra... Almeno, per ora è inagibile. Altri... che hai da dire? Is everything all right? I... Yeah, it's just... This place just gives me the creeps. Questo posto, giusto? Perché se tu esci e ti giri attorno, stai una Pasqua. Molto ricordo. Bah, va bene. Ok. E qui abbiamo diramazioni. Una però, questa qui si va a chiudere, perché è semplicemente l'altro lato. Ok. Se questo è l'altro lato, a sto punto, per esclusione, so, James, dimmi. Three years. That's a long time.
tell her if... when you find her? That... I love her. Oh, then... lucky her. James. Nothing. Like I said, 3 years is a long time. Continui a perdere colpi, James! Allora, non è che posso inciuciare nella cassetta delle persone, no, ok. No. Tutto abbastanza tranquillo, no? Ok. Camioncino, roba, nada. Allora, sto pensando. Queste sono forse tutte chiuse. Ah, t'ho visto che guardavi, infatti. I colpi cominciano ad essere parecchi, però non so se è una cosa positiva, perché vuol dire che sto utilizzando le risorse in maniera positiva effettivamente, oppure da qui in poi sono cazzi, perché potrebbero essere entrambe anche. Allora, ma la torcia è accesa o spenta? Ok, così era, va bene. Sente un suono in lontananza. Qua, spacchiamo tutto quello che si può spaccare. Ok, scusate, che è successo? Scusate, cutscene. Strange. This should not be here. Well, it is. So, what now? Now we look for another way. Anche perché, è dire, agibilissima non è la strada. Cioè, what? James. Oh. Problemi. Ok. Bella. Tu mi stai dicendo che... Porca puttana! Lo sapevo io. Ecco. E ha caricato... Ha fatto ora il salvataggio, giusto? Auto, ok. No, perché... Ha abbandonato l'asse di legno. Giustamente, ha dovuto... Vabbè, via. Facciamo sto ragionamento dopo. Merda. Colpi ci stanno. Direi... Con molta velocità... Ripa, merda. Bravissimo James. Mi è piaciuto. Ok. Yeah. Via, corri. Non quel lato, è un brutto lato. Merda, siamo nella merda, lo sai. Schiva. Ti direi qui dentro. Niente, no, stavo scherzando. Ti direi non qui dentro. Magari levati. Qui dentro, volevo dire. Quindi, cos'è questo? Colpi, pistola, via. Tavolino ping pong. Roba, mertaccia. Over there dove? Dove over there? Non ho capito. Qui? Qua? Risorse? Per favore. True defense. Va bene. Che guardi, t'ho visto, eh. Ecco,
ragionamento che stavo facendo io è: ha lasciato la leggendaria asse di legno per il tubo d'acciaio lungo circa 1 metro. È fresco, fresco, che sarebbe un mix tra freddo e liscio. È freddo e liscio al tatto. Con questo mi c'ero affezionato, però. Mi c'ero affezionato. Va bene. Un soldato caduto in battaglia. Va bene così. Allora, quindi tu dici che qua siamo al sicuro, eh? Dove siamo intanto? Non vedo. Ah, là sotto. Notte del paradiso. Che cos'è notte del paradiso? Che cos'è notte del paradiso? Un hotel, un motel, un ristorante. Cazzi. Tieni la porta chiusa. Ah, lei ha le chiavi. Quindi è roba che ti appartiene. Ah, giusto, aveva detto il luogo dove. Ok. Vabbè, no, giusto. Questa era la location dove. Ok. Va bene, accendiamo la torcia perché si vede ben poco. Sposta telecamera. Ci sono dei bicchieri da party. Ok, irrogatori, bevande, quindi un pub, questa è una cucina. Questa cos'è? Dio, una cucina. Sì, vabbè, in condizioni un po'. Qualche controllino, si dovrebbe fare a livello igienico. Stage door. Stage door. Ah, questo è un camerino. Pronti a stracciare. Quello lì è un palo per la pole dance. Ah, ho capito che fa la signorina. Non mi ricordavo Maria fosse una. Ok. Ah, la signorina, hai visto Maria? Ah, vedi che abbigliamenti sobri. Aia. Ok. Ammazza colpi, ammazza risorse. 48. Ok. Chiuso. Bevanda. 5 salutari, 4 siringhe. Fai davvero? Ecco. Ecco cosa fa la signorina. Di mestiere. Va bene. What? Come on, don't give me that look. I was just kidding.
What is this? De che cos'è, James? Don't be silly. Just have to go through and out the front. Then again, now that we're here, can't we stay just for a little while? Catch our breath before we head back out there. I don't have time to take a break. Mary could be out there, waiting for me. I know. It's just this place, this whole thing, it's like a nightmare. I just wanted to get away from it, even for a second. I'm sorry. No, it's fine. Sorry, I didn't mean to. Ecco. I guess this place is getting to me, too. Am I crazy? Ma diciamo che... Beh. You know, for thinking she could be here. Crazy is one word for it, I guess. I can think of another. What's that? Hopeful. Well, that's a nicer way of putting it. Here. What are you doing? Something to take the edge off. Che cos'è? Pisciazza? Che cos'è? No? You sure? Fine. Be that way. Madonna, che pezzo di legno, James! Ho mosso il controller, salta. Vabbè. We should probably get going. Fine. Aia, le orecchie, aiuto. Ok. Ready when you are. Ok. Bah. Non si fa corrompere, non si fa niente. Un uomo risoluto, un uomo clamorosamente duro, un uomo duro da un destino duro. Oggetti smarriti, un paio di occhiali, una foto, un portafogli e poi cos'altro? Un cazzo, benissimo. Cos'è questo? Il quinto fiume. Mai sentito. Allora. Sogna. Che cazzo? Ah, ok, la notte, il party della notte paradisiaca del paradiso. Ok. You gonna dance for me, big guy? Che non si può fare un colpo di niente, vabbè, e scendi, minchia. Allora, di qua. Comunque ci sta la colonna sonora, molto quella sei tu. James. Vabbè, penso si possa salvare. Ecco cosa si può fare. Altre tre diottrie nell'occhio destro che sono andate. Ok. Ogni volta che salvo perdo gradi in tutti e due gli occhi. Va bene. Via. Aspetta.
No, via, vabbè. No, aspetta. Qua? No, beh, qua si torna indietro, ok. Via, 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 va bene. Ora, 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 ora. Via. Let's go. Scusa. Pistola. Ok. We could come back later if you want. You know, in case we need a break. I'm not sure if that's a good idea. Whatever you say. Qui? Any port in the storm, right? Guess so. Allora. Dopo questo momento, dopo questo alto momento, riprendiamo un po' il viaggio qua, il questo discorso. E, intanto bisogna capire, ok. Allora vediamo un attimo. Neighborhood Cafe. Un buco, niente. No, siccome a James piace questa idea di andare a mettere le mani in tutti i buchi che trova, non lo so, magari è attirato dai buchi di qualsiasi tipo, in qualsiasi dimensione, in qualsiasi forma. James. Ok, ma vorrei capire. Allora, se io vado a destra, qui che c'è? Aspetta. Un quadro, no? E poi... Ma porca puttana, ma non è possibile! Vabbè. Avrei voluto evitare l'utilizzo di colpi, però... questi manichini sono sempre... devastanti. Imperterriti. Va bene. No, beh, qui è chiusa la... A meno che... No, non è via. È chiusa la via. Quindi, direi... Di qua, veramente... Sì. Il vicoletto che dà sulla Cats Street, la strada del cazzo, appunto. Eccola qua. La Cats Street, vabbè. Look, we're on the other side of that chasm. Ok. But hey, at least we're here. Here meaning where exactly? Come on. Prima di continuare per quella che dovrebbe essere la strada giusta, voglio vedere. No, ok. This is it. Ah, aspetta. Prima di andare al parchetto Moonlight, ok, dobbiamo andare lì. Va bene. Ricevuto, però. C'è tutta una strada da scoprire qua. Sento la radio. Insistente. Ah, via. E qui. Allora è chiuso, quindi... Però di qua... No. Perché questi cespugli sono a quanto pare invalicabili. Va bene. Io non li capisco questi... Si sono teloni, ok, che... Vabbè.
Sente anche il suono dei teloni. Chiuso. Panchine, niente. Niente. E mi sa che è proprio al parco Moonlight. Solo quello. Ok. Altra cazzi. La smettiamo di farmi perdere la vista, grazie. Ok. That's it. A garden? There's a bit more to it than that. If you say so. I don't think I've been here before. Come on. She's just around the corner. She? Ma aspetta. Calma. Lei chi? La Madonna, ah no. Who is she? There's a story told around these parts, kind of a local legend. Tells of a woman who was cast out, sentenced to die on an island out on the lake. There was a man in town who fell madly in love with her. And every night, he would sneak out, row across the lake, bringing her food and company. And every night, she would stand there, on the shore, holding a lit candle to help him find his way. But this one night, a terrible storm broke out, caught him out in the open, and it blew out the candle. Even in darkness, the man would not give up. He would not turn back. So he fought against the raging waters until finally the lake took him. They say even then, the woman never lost hope. She kept coming out at night, kept lighting the candle to bring her beloved home, to lead him to shore. Not sure how much truth there is to it. It's probably just a fairy tale. But she's become something of a local saint. Patron of undying love. Hence this place. She's not here. What? She's not here. And why would she be? I don't even remember this place. Mistake. I shouldn't have come here. Hey. It's okay. There's plenty of other places to look. We can still... Ah! La bambina. Come on. Sembrato l'urlo... Sembrato l'urlo della bambina. Allora, quindi. Ok. Pacchetto. Let's go. Allora. I think it came from inside the theater. Oddio, aspetta, ma... Ok.
Ok. Dentro il teatro, qui dentro. Madonna, madonna, la gatta che ha tirato. Yeah. Maybe you better wait here. Okay. Not much of a movie fan anyway. Simpatica. And James? Yeah. Be careful in there. Yeah. Ok, popcorn. Ah, la bambina, infatti. Ma io... Think they follow me here. Besides, I blocked the door, so no one could get in. Not the cops, and not these other monsters. You're weird. Yeah. That's what everyone always says. Well, oddio, st'altra... quest'altra hit. Io comunque non lascerei Eddie con la bambina, non lo so, questa strana... Session, no? Ok, il teatro, bene. Allora, aspettate, andiamo in ordine. Andando in ordine, popcorn dappertutto. Ready, set. C'è questo effetto strano di sfarfallamento nell'acqua. Popcorn. Niente, chiusa. I cessi. Due colpi pistola. Altri cessi. Va bene. Porca miseria. Ah. Non mi sta cazzo le porte. Questo si è fatto una cacata di quelle importanti comunque. Vabbè. Allora. Questo, cioè, sono più o meno io quando cago comunque, vabbè. Allora. Dato importante quello lì da conoscere. Quindi. Altri cessi, perché non finiscono mai. No, lo volevo aprire dall'altro lato. Madonna, ma che cosa fanno questi cessi? Fatemi. Magari c'è qualcosa dentro. Qui sono fatti veramente bene i cessi. Cioè, mi piace il loro design. Molto, molto cesso. Beh, bravi. Allora. Tempo si sono superati 50 colpi sulla pistola, incredibile. Madonna, come hanno sbarrato tutto lì. Hanno barricato tutto. Ehi! Questa pure è la classica. James, we met back at the apartment building. Yeah, I remember. Ma non stai mangiando niente. I see that you didn't make it out yet. Yeah, I just didn't get around to it yet. At least you got your appetite back. Madonna mia, ma che...
Così, così addosso, sì, tanto. No. It's probably just Laura messing around. Laura. The little girl? Laura, is that her name? That's what she said. I'm gonna go look for her. You coming? Now you want me to come with you? Never mind. Huh. Eddie, comunque. Sospetto. Complimenti, comunque, proprio. Un lord. Allora. Voglio vederlo. Who is that girl anyway? I don't know. All I know is her name. I swear. Ma insomma. Didn't you want to go after her? Better hurry. Laura can be pretty quick when she wants to. Ah, ti stoppo. Ma cosa si le... cosa lecca? Cosa lecca le mani? Cosa fa? Qua quanto è soddisfatto! Sì, ora anche un po' schifo stai facendo, però... però vabbè, dai. Vai tranquillo. Tra l'altro non ho capito, non c'è niente. Lui continua a stare lì seduto a guardare il nulla. Va bene. Aia, brutta situazione. Madonna, la luce. La luminosità lì. Oh! Con la luce almeno. A chi lo dici? Il terrore è che possa esserci qualcosa di importante nei seggiolini. Ma non so. Si sale. E si fa. Orso e chiotto, il teddy bear. Niente. Nisba. Qua si salta. Qua, ok. Proiettore. La Madonna di cineprese. Bah. Sembra relativamente tranquilla come... Ecco, l'ho detto. Eccola. E scappa. Ma che te scappi? Non c'è niente, tutti i cassetti da poter aprire vuoti. Vabbè. Allora. Si riscende, si sale e si scende. Qua niente. Aia, porte che si aprono. Qui, ok, sempre... E di nuovo la zona di prima. Laura, stop! It's dangerous! Ferma! Tu cazzo vai, mi devi dire? Maria? Maria. Did you see the little girl? Yeah, I tried to stop her, but she went that way. We can still catch her.
Ma è veloce sta stronzetta, però vabbè. Allora, se vado vicino di qua, cosa c'è esattamente? Nothing. Non grandi robe. Qui è chiuso. Colpi, ok. E qui niente. Allora, ospedale di Brookhaven. Ah, l'ospedale. Ora ci arriviamo perché zona infausta, quella dell'ospedale. Qui dove sono? Ma qua. Per caso è chiuso. Sì, chiuso. Cosa rimane? Potrei girare a sinistra. Vabbè, giriamo a sinistra e vediamo adesso. E qua. Stavamo scherzando, però ci sono i colpi almeno. 4, va bene, poi basta, penso. Vabbè, non c'è tant'altra roba, quindi vabbè. Andiamo per l'ospedale e via. Però qua, magari. Ah, vabbè, ma è l'ospedale questo. Vediamo intanto lateralmente cosa c'è. Là. A meno da questo lato non c'è nulla. James, look. Ah, ecco. La smettiamo di farmi perdere la vista, grazie. Allora. Niente. Non sembra. Che cos'è quello? Che cosa? No, vabbè. Immondizia generica. E direi che rimane l'entrata principale. Sì. Quindi via di qua. E si entra. Aspetta, quella sta andando, mamma mia. Ormai ha detto delle armi in un ospedale. Shotgun safety rules. Norme di sicurezza per il fucile a pompa. Direzione sicura. Mantenere l'arma puntata in una direzione sicura per evitare che un colpo accidentale causi lesioni. Levare il dito dal grilletto, non mettere il dito sul grilletto se non si è pronti a sparare al bersaglio. Tenere il fucile scarico, tenere l'arma scarica quando non viene usata. Caricare l'arma solo quando si è pronti a usarla, però è vuoto. È vuoto, cosa che è un po' sospetta. Ella, cartucce. Fucile a pompe 1. Va bene. Questo ci fa capire come l'arma da trovare.
Perché ho come delle sensazioni di merda addosso importanti? Non lo so. Dove è andato? Ricorda, se soffri di scarso appetito, notevole perdita di peso, insonnia o ipersomnia, mancanza di interesse o di desiderio verso normali attività, senso di autosvalutazione, calo di concentrazione o di capacità di pensare, contatta un medico al più presto perché potresti esserti trasformato in formicatore. Eh? Come? No, senza... Oh, cazzo. Essertene accorto. Laura, wait. It's okay. We don't want to hurt you. God damn it. Why would she run from us? Perché I don't think she scappa. likes me very much. But why? I don't know. Però io direi prima di salire o scendere. Oh cazzo. Salire o scendere sotto, a me intanto servirebbe una mappa della zona, in modo da poter deambulare in maniera più precisa, più corretta. Eccola, l'abbiamo chiamata. Porca puttana, quanto è grande l'ospedale. Porca merda, sei enorme. Io direi prima location il cesso. Sempre aperti, regalano sempre grandi soddisfazioni. Bevanda. Infatti. Ma c'è da esplorare. Qui c'è parecchio da esplorare. Mamma mia. Allora io direi prima la parte sinistra. Poi la parte destra dove effettivamente è andata la bambina. Però partiamo comunque dal piano dove ci si trova. Quindi cerchiamo di capire un attimo a livello di... Il dottor Hughes e il dottor Atkinson in giardino. Ok, simpatici, ragazzi. Allora, questa è la reception. La reception. Cosa ci regala? Colpi di pistola, che in un ospedale fanno abbastanza ridere, ok. In seguito a ripetuti smarrimenti, d'ora in poi le chiavi dovranno essere riposte nell'armadietto alla fine di ogni turno di lavoro. Tutto il personale è tenuto a memorizzare la combinazione del lucchetto e a non divulgare a persone non autorizzate. In caso di problemi, rivolgersi alla caposala nell'ambulatorio 3, che sicuramente se l'è quagliata. Bene. Ambulatorio 3 è là comunque. Ok. Ma io devo fare tutto sto discorso con Maria sempre alle calcagne? Il direttore ha richiesto le cartelle dei tre pazienti decisivi. Sa di chi parlo? Sa di chi parlo? Potrebbe portarle nel suo ufficio? Decisivi? Vuol dire decisivi? Decisivi per cosa? Qua. Niente. Niente. Ok. Botte di vento improvvise. Salvataggio, ok. Si salva. E via. Lucchetto. Looks like there is a key in there. Aia. No combination, though. C'è la combinazione. Look around. Might be written down somewhere. E da qualche parte, ma da qualche parte in maniera normale o da qualche parte con strani, non lo so. Perché il conto è scriverla in maniera normale. Cartelle cliniche. Qua dentro non ci si può entrare. Poi, ristorante self-service, quindi che è chiuso. Ok. Questa è chiusa chiaramente. A questo punto la parte centrale, quindi questa cos'era? I cessi, no? Ok. Questa è chiusa. Che cos'era? Dove sono io? Ah là, spogliatoio. E però il problema è un altro. Che questa porta è chiusa ed è un grande problema, no?
Direi torniamo un attimino. Cos'è? Ospedale di Brookhaven, 1920 CA. Ok. After Christ, Christ after. Allora, ambulatorio 2. Questa. Ah, proprio non niente, non dà segni di vita. Ok. E questo dovrebbe essere l'ambulatorio 3, che però giustamente, hai visto mai, è chiuso, ma sti cazzi, per me non è chiuso niente. Stai calmo, stiamo calmi. Siamo tutti molto calmi. Sette bevande salutari e cinque siringhe. Ok. L'ho scritto in modo che tu possa finalmente ricordarlo. Quando sarai all'ingresso, dai un'occhiata in giro e ricorda. Infermieri. Medici, alberi. Questo cos'è? Il codice per dovrebbe ancora così è complesso da capire. Però va bene, è un'indicazione. È già un'indicazione. Che l'ho anche segnato, ok. Perfetto. Infermieri, medici, alberi, colpi di pompa, ok. Shortcut. E via. Madonna Maria, mi ha fatto cagare. Andiamo dritto per dritto. Oh merda. Chiusa? Sembra chiusa. A questo punto io penso di dovere. La bambina è andata sopra, Laura, però io vorrei scendere prima. Vediamo. Allora, e la robette. Non c'è nulla realmente. Colpi di pistola, va bene. Che diventano 67. Oh cazzo. Vuoi vedere che devo completare veramente l'enigma? Allora, aspettate, come faccio a... Cos'è che diceva il documento? Infermieri, medici, infermieri, medici, alberi. Quando sarai all'ingresso? Infermieri, medici, alberi. C'è una qualche indicazione di questo tipo? Foto, immagini. C'erano, ci ho pensato ora, però in modo sparso realmente, cioè ecco. Com'è l'ordine? Medici, due. Questi sono due dottori. Medici, o comunque. Poi c'era. You looking for something in these photos? Allora. 4 e 3, 7. 7, 2. 7, 2. Gli alberi avevo trovato da qualche parte. Porca miseria, dov'era ora? 7, 2. Eccolo. 7, 2, 4. 7, 2, 4. 7, 2, 4. Dove stava? Qua. Scompare, proprio si smaterializza. Basement sotto.
Ok. E le altre? Ah no, sono tutte... Ok, va bene. Salviamo. E ovviamente si va sotto, hai visto mai che... Un attimino, devo accendere la luce perché, as always, non si vede più una sega ad un certo punto. Quindi accendiamo qua. E un attimino accendo pure qui fuori. Perché se no, poi... Ok. Let's go. Quindi, al basement. Devo andare sotto. Aia. Allora. E magari fosse vuoto, no? Allora. Il basement. Via. Ok. Se ti levi, via. Calma. Mappa del seminterrato dell'ospedale. È sempre tutto... Che è successo? Stai calma, sta zitta. Che è successo? Che? Ma perché si prende di... Si prende queste... Di protagonismo? Oh, oh, oh. Chiusa comunque. Cazzo. Niente, beh? Hai provato? Niente. Ah, che zona tranquilla comunque. Ok. Niente. Allora. Colpi. E diventano... Stanno diventando veramente tanti colpi, quindi... Più vado avanti, più mi preoccupo. Va bene. Un generatore. Sì, potremmo anche farlo funzionare, però... Diciamo che manca più di qualcosa. Ok, e ti devi un attimino levare, Maria, ogni tanto. Ok. Chi è che sta... Sta calma. They're coming. Aspetta. Tanto stai calma. Qua? Lo aggancia, qualcosa aggancia. Che cazzo, t'ho visto, però ti devi spostare dal pisello. Ok? Mi sta dietro? No? Va bene. Ah, bevanda, ci può stare... No, questi non si possono combattere senza effettivamente i colpi, sono bestiali, sempre. Sento un po' di radio andare. Ora, tutti questi figli di puttana. Mamma mia. Ok. Se sa mai. Dove 010 locale caldaia. Sì. Non ti vedo. Non stai solo a twerkare e non ti vedo. Ma vaffanculo, va. Bello. Ok. Chi è? Eccolo. È pieno? Ah, vuota. Oddio, queste cazzo di cuffie. Tanica di carburante vuota. Fa piacere. Per ora. E beh, che ci vuole? La dobbiamo riempire da qualche parte. Dov'è il riempitoio? Allora, sala manutenzione, stanza smaltimento cucina. E locale tecnico. Deposito lavanderia. Allora, intanto questa di fronte. Facciamo le cose... Cos'è?
Cose da ricomprare, candeggina e la spesa, detersivo per il bucato, amido, lenzuola bianche. La quantità di candeggina che usate sfiora il ridicolo. E non mi pare che le lenzuola siano diventate più pulite. Non farò domande, basta che la smettiate. Qua abbiamo il classico titolare che si lamenta di situazioni da titolare. Ecco, questo dove si sposta? Questo si sposta, devo capire dove. Ho capito dove. Va bene. Merda! Istinto. Bene. Chi è? Allora. Questi? Nada? Ok. Spostiamo questo nella zona di interesse. Ok, magari James, già lo siamo fatto. Ok, grande. Mettiamolo sotto, lui, se sa mai. E via, perfetto. Questa che cos'è? Questa dove stiamo andando? Il deposito. Hey. Ok. Una passeggiata, Maria. Questa è una shortcut. Qua abbiamo altre cure, un botto di cure. 1932, quindi una mappa vecchia. Altri colpi. Intanto apro qua, si sa mai. Ok. Qui. Eccolo. Ok. Lucarbura. Qui è stato. Diamo un po' di vita a questo posto. Ok. Ora è pieno, almeno. Madonna, spunta sempre così, non si fa sentire, un fantasma. Ella. Va bene. Va bene. Va bene. Solo questo era. Che comunque. Vabbè. Colpi. Cosa? Cosa? Dove te lo stai dicendo? Non ci posso credere. Non ci posso credere. Non è possibile. Non è possibile. Non ci voglio credere comunque. Ma anche in che senso? Quattro colpi di pistola? Ma che fa? Stai scherzando? Ma paura, sì, ma non l'ho capito. Ma a parte il discorso che sono messi in un modo proprio senza senso. Senza senso, apposta. Ma poi quattro colpi di pistola ancora ti rialzi, ti prendo a colpi di tubo di ferro e stai ancora una favola. Ma ragazzi, una roba. Diciamo che difficile si fa sentire che è difficile. Va bene. A sto punto. Dov'era? Sono scordato. Dov'era? Là, generatore. Ok. Mamma mia. Sì. Porca merda. Vabbè. Ok. Riavviamo. E sento sempre la radio. È contentissima. Scusa. Allora, abbiamo riavviato. Questo vuol dire che teoricamente adesso. Vieni. No, volevo prenderlo. Ok. Ok, però la mia domanda è. Allora, a livello di. Però non è completamente esplorato. Allora, io un attimino.
Vorrei tornare da quel lato prima di... Questa che cos'è? Ah, la scala per risalire, ok. No, io volevo tornare un attimino da quel lato e capire un paio di... Questa che... Perché si apre? Ah, il deposito, ok, no, vabbè. No. Cosa? Bella. Ti piace il ferro? Sento Maria dire cose. No. Oh cazzo. Ah, ma è pieno, è infestato. Bene. Via. Ok. Ho sentito per un attimo Maria godere fortemente. Vabbè. Allora. Ah, vabbè, è chiuso. Sti cazzi. Vabbè, tanto per buttare colpi. Va bene, dai. Si va con l'ascensore. Si va con l'ascensore a sto punto. Allora. Ascensore che ci porta dove? Si può scegliere. Allora, teoricamente il primo piano è dove si stava prima. La bambina era salita, pensa al secondo. Allarme? No, ok. Due. Secondo piano. Vediamo. Se è giusto il ragionamento. Com'è? T'a posto? Scusa. Ah, cazzo. Cosa, si è lanciata dalla finestra la bambina? Volata? Maria? Che cos'è? Che succede? Ha avuto un momento di... Ha avuto un attimo. È in quel periodo del mese, vabbè, capiamola, vabbè, giusto. Hey. You okay? I'm sorry. That's fine. Preso What's going on? Are il you sure? It's nothing. Probably just a hangover. Maybe you should rest. Yeah. Okay. È pulitissimo soprattutto, non solo comodissimo. Questi sono quelli che vende I'll be Mastroda. back as soon as I can. James? I wanted to ask you. What if you can't find Mary? What will you do? I haven't really thought about that. Back soon, okay? Vabbè. Cos'era? Che è successo? Com'è? A posto? Sorry, I just need a moment. I'm all right. I'm just tired. No, che poi Twitch tira giù tutto. Va bene. Allora, via. A sto punto lasciamola un attimo riposare.
Prenditi cura delle cose importanti, al resto ci pensiamo noi. Centro di cure palliative di Toluca. Ok. Vabbè, giustamente un ospedale. Madonna, pure il secondo piano. Ok, l'ufficio del direttore è importante, dicato. Stanza per stanza a sto punto. Anche questo, uno smoking. Aia. Aspetta. Qui un salvataggio, una bevanda. Salvataggio, una bevanda, e a questo punto io direi si è fatta una certa. Quindi, in questo caso, io ringrazio l'unico che al momento c'è in chat, quindi vabbè, ti ringrazio. E niente, a questo punto giustamente si punta a ricaricarla sul tubo, si ricarica, si un attimino si riorganizza tutta la situazione e ci si ribecca direttamente. Oggi è mercoledì, giovedì, venerdì saltano, era sabato, sì, sabato, con quella di mattina, con quella mattutina, questo esperimento. E vabbè, quindi, intanto salvo perché manco mi sono accorto se ho salvato, un attimo. Allora, salva. Boom. Quindi, come sempre, a sto punto, dal buon James, sempre più rincoglionito e rincotonito. Da me e dal diario sbrilluccicoso e tutto, ci si becca sabato. People, let's go.